Salve, buongiorno Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Premetto che io sono calabrese, sono Giuseppe. Sì, Giuseppe. Abito qui a provincia di Varese. Sì. Da 15 anni. Sì. Io sono in cassa integrazione, ho 3 figli. E il comune di Busto Arsizio aiuta solamente con la gente lì di colore. Io voto Lega. Sapete perché? Perché c'ho pieno di scatole dei calabresi, tutta quella gentaglia di giù che viene qua a mangiare e non lavora mai. Io vado giù in fede, mi prendono per i fondelli. Io sono leghista, sì. Io vado giù e litigo con i miei paesani. Avete capito a che punto si arriva? Perché i comuni aiutano solamente la gentaglia di giù, la gente di colore. A noi ci fanno morire di fame, solo perché io ho un mutuo. Dicono che la casa è la mia. Avete capito? Grazie, Max. Io rimango così, alla finestra. Spero, io sapete sono uscito dalla Lega in maniera polemica, ma ormai è il passato, perché non credo nel federalismo fiscale. Loro credono nell'Italia federale. Speriamo, sicuramente è una miglioria, però in questa riforma che stanno per far passare adesso non vedo, non capisco quali tasse rimarranno in Lombardia e in Veneto, quanto, è tutto molto fumoso. Vediamo la prima, no? Vediamo. Io l'ho già letta, l'avrei letta anche tu, non cascarmi dal pero, certo. No? Non c'è dentro niente, non c'è dentro... Niente, fa schifo. Fumo, belle cose ma fumo. La soluzione unica, lo sai anche tu, lo sanno in Veneto, lo sanno in Lombardia, statuto speciale per il Veneto, statuto speciale per la Lombardia, e allora staremo come dei papi, i nostri soldi senza rubare niente a nessuno a casa nostra, magari un 20% glielo regaliamo anche. Beh, ma l'80% come in Trentino Alto Adige. Ti sei contraddetto però, ti sei contraddetto, perché adesso hai detto una cosa che io condivido, che è quello dello statuto speciale. Prima hai detto pochi a condividerla. Prima hai parlato di secessione, ad esempio, che è un'altra cosa. Lo statuto speciale, il mio sogno sarebbe l'indipendenza della Lombardia, quindi secessione. Il mio sogno però vogliamo essere vivere in un'isola deserta, appunto, con Poletti. Appunto, vogliamo essere realisti. E allora lo statuto speciale, vogliamo dire una cosa realista? Il mio sogno è vivere con Poletti in un'isola deserta. No, il mio sogno è prendere il posto di Santoro alla Rai, ma ci riuscirai presto. Allora, sogno la secessione, cosa praticabile, lo statuto speciale. È una persona cattiva. Tu però invece io ti sono sei... cattivo, sì, no, con te. No, scherzo, alla fine sei anche una brava persona. E alla fine però, ti sei contraddetto. No, non mi sono contraddetto. Sì, e non puoi prendere in giro le persone. Allora, siccome sai le cose, devi spiegarle per benino. Cosa e per benino sono che lo statuto speciale, come il Trentino, la Val d'Aosta o la Sicilia, ad esempio, avere lo statuto speciale è una cosa che io condivido, è giusto, è vero ed è una... Ecco, però non ne parla positiva. Nessuno, perché non fa... Ma perché tu non hai detto secessione, che è un'altra roba. Allora, il sogno, l'obiettivo massimo... No, uno può avere una contraddizione, allora, ma non dire due cose diverse, no? Chi come me è uscito dalla Lega perché era più estremista della Lega, è uscito perché era secessionista, perché voleva l'indipendenza. Oggi il tuo obiettivo? Oggi statuto oggi speciale è lo statuto speciale. Ah, va bene. La secessione non è, oggi non è raggiungibile. Quindi, ultima telefonata, pronto? Oggi non è raggiungibile. Buongiorno, tocca a me? Sì, signora. Sì, buongiorno. Allora, io pregherei Parenzo di stare un po' zitto, per cortesia, di farmi finire il discorso. Intanto abbassi quel libro lì, perché lei non può sfruttare i padani per fare i soldi. Perché lei è sempre stato avverso. Se noi non abbiamo ancora raggiunto il federalismo fiscale o qualsiasi forma di federalismo, è grazie alle persone come lei, della sinistra, che hanno sempre avversato questo sinistra. Grande progetto. Stia zitto, per favore. Poi direi un'altra cosa, signor Parenzo, di far venire tutte le sere sua moglie a Milano, tutte le sere, non lasciarla in periferia perché a Milano hanno paura. Ma perché hanno paura i milanesi? È tutta una montatura. Ma stiamo scherzando? Ma se le ho appena detto che anch'io ho paura. Signor Parenzo, stia zitto, le dico solo due cose. Ma stia zitto, le ho appena detto che avete Viale Monza e che ho paura anch'io. Mi faccia dire due cose. Ma la gente ieri beve sera, no? Ieri sera, no, non ti permetto di insultare la telespettatrice. Una signorina che ha la mamma o il papà italiano e la mamma brasiliana, sa cosa ha detto? Una bella frase illuminante. Noi abbiamo partecipato al corteo di quel povero ragazzo morto, però nessun milanese si è unito a noi, eppure sono italiani anche loro. E io volevo dire grazie, signorina, lei è molto gentile, noi siamo anche italiani, pensi lei dove siamo arrivati. Poi le dico un'altra cosa, Gar Lerner ha fatto una trasmissione, ha invitato tutte le maestre e una di queste signore ha detto: noi siamo grati ai bambini extracomunitari perché ci garantiscono un posto di lavoro. Al che Gar Lerner gli ha detto: signora, queste cose si pensano ma non si dicono. Allora qui bisogna che ci spieghiamo, perché noi ne abbiamo i coglioni pieni
di voi che venite in televisione a farci l'orologio del cervello per dire che dobbiamo essere buoni. A Milano, Milano, i milanesi non ci sono più, perché i milanesi sono troppo buoni. Ma io non ho mai detto che bisogna essere buoni. Io non ho mai detto che bisogna essere buoni. Io voglio, ho stamattina ragionato con te, con il tuo pubblico. Beh, tu hai ragionato. Su alcune notizie comunque che tu hai proposto. Comunque ti ringrazio per essere stato mio ospite. Grazie a te. Ecco, ci hai aiutato a capire che insomma... Grazie a te. E questo qui comunque invece è un libro che racconta la storia della Lega e che ai leghisti è piaciuto molto. Poi se uno non piace, uno lo sfoglia, non gli piace, lo guardalo lo mentre sì. parla del suo libro, che così è contento. No, non è solo mio, è anche di un altro giornalista molto bravo che si chiama Davide Romano. Che per lo prenderai. Perché se me ne regali una copia ti faccio la recensione. Perché giornale scrive Davide volentieri. Romano? Davide Romano scrive per la Repubblica. Repubblica, un giornale tipo... Repubblica. Non lo so, è un giornale, a chi piace e c'è a chi non piace. Okay. No, per sapere. Perché non abbiamo parlato di Giampaolo Pansa, ad esempio, mio amico che abbandona la Repubblica e che ha scritto delle cose scomode e che è stato attaccato a sinistra? Perché poi io seguo di sinistra, ma in verità... Poi allora parliamo della sinistra la prossima volta. Parliamo degli errori della sinistra. Ecco, una richiesta a Parenzo, visto che si dice d'accordo con lo statuto speciale, che solo noi di Lombardia Autonoma per ora portiamo avanti. No, solo voi, non fare il furbo. Fammi un altro nome, chi è d'accordo sulla Lombardia Autonoma speciale? Sei un furbone, se ne è discusso, ci sono molti leghisti che sono... Vabbè, andiamo a pescare in un campo affine. Ma fuori da quel campo lì chi? A centrodestra, a centrosinistra, chi va bene lo statuto speciale? Beh, nel centrosinistra magari secondo me a Violante, a qualche personaggio del centrosinistra. E poi anche sulla Lega mi devi dire chi è d'accordo, perché quando noi abbiamo fatto la proposta nei consigli comunali del Varesotto e del Comasco, la Lega, magari qualcuno tortocollo, ha votato contro. Grazie a Max Ferrari di Lombardia Autonoma, grazie a tutti voi, è stata una mattinata difficile. Molto difficile, molto. Anche per me, guarda. Mi rilasserò con le vostre telefonate a mezzogiorno. Ci vediamo dopo su Antenna 3. Buona giornata a tutti e grazie. Da te non lo voglio. Buongiorno.